there is very little research on learning environments actually. Because it seems like we have research on pedagogy and we have research on architecture perhaps. But these two fields haven't met really. L'età degli studenti che frequentano la Telephone Plan va dai 6 agli 11 anni, anche se la scuola arriverà progressivamente a servire il segmento scolastico che va dai 6 ai 16, conformemente al piano di scolarizzazione svedese. La concezione architettonica di questa scuola è l'elemento innovativo in assoluto. Oltre ad alcune aule che comunque sono arredate in modo da favorire il lavoro collaborativo e di gruppo, la maggior parte delle attività vengono vissute all'interno di spazi aperti, tanto da definirla una scuola senza pareti. L'ambiente quindi non è solo uno spazio fisico, ma è soprattutto un atteggiamento. Il laboratorio come luogo polifunzionale, le zone per i lavori di gruppo, l'area di ritrovo informale, la caverna per riflettere o leggere in silenzio, il teatro dove vengono mostrati i lavori dei gruppi per esibirsi o per vedere film e presentazioni. It was planned because this is a new district of Copenhagen, Ørestad, and they wanted a cultural building to be a dynamo for the social and cultural development in this part of the city. A new school which could provide answers for how school buildings for the future should be like. In questa scuola l'ambiente per le attività didattiche è differenziato. Oltre all'aula tradizionale c'è l'area dedicata al lavoro di gruppo, l'area per lo studio individuale e l'area plenaria per riunire più classi. Il docente può organizzare le attività in modo diversificato in funzione dei diversi spazi a disposizione. There wasn't really space enough for everyone and the building was so ugly and we had thousands of books and here we don't have any books, we have iPads instead and I love the building and there's so much space and air around us and everything works. I couldn't imagine an architecture like this school building without a very strong ICT backbone. Especially important for teaching activities in the open air. At our school, our future textbook will be provided on an electronic platform. Right now it will be Google Apps, but maybe something else comes around. And it will consist of materials that are written by our own teachers. We have projects where we pay teachers to write textbooks when we don't think the textbooks are good enough or if they are not electronic yet. So we have some projects about that. The textbook material for the oral exam this summer will be written by the class themselves. La scuola di Ellerup accoglie alunni dai 6 ai 16 anni. Everyone writes on a computer. No one writes no one turns in papers in hand anymore.
Per studiare si usano in modo indifferente supporti cartacei e supporti digitali. L'Universum è il grande spazio in cui i ragazzi possono liberamente accedere alle risorse necessarie per le loro attività. Libri, computer, internet. We try to make agreements with the students. I talk to them about it and I try to make them aware of their own skills. Am I good in a group situation or am I better individually? But my goal is of course that everybody should be able to work in a group, but it's not always optimal. La scuola non è suddivisa in aule, ma presenta spazi aperti distribuiti su tre piani. Ciascun piano è organizzato dai team di docenti e dai pedagogisti utilizzando arredi flessibili. La progettazione della scuola è stata avviata con gli studenti, il dirigente e gli architetti. E agli studenti è stato chiesto quali spazi e strumenti avrebbero voluto dentro la scuola. Il rapporto degli studenti con lo spazio esterno mostra infatti un comportamento di estrema responsabilità e libertà. Ma ecco gli spazi che la caratterizzano. La mediateca che ospita i ragazzi da soli o in gruppo durante il tempo libero dallo studio, lo spazio delle competenze digitali dove vengono depositati video divulgativi o di documentazione didattica autoprodotti. L'aula di musica per esercitarsi sia durante che oltre le lezioni canoniche. La palestra può essere trasformata in una discoteca o in uno spazio informale con un divano, la poltrona e il tavolo. Dalla scuola al Civic Center. È un punto di riferimento per il quartiere, uno spazio espressivo per gli studenti per i quali vengono organizzate attività ricreative di natura artistica con importanti ricadute sul curriculum.